Buongiorno a tutti! Oggi prepareremo insieme un barbecue chetogenico. Inizieremo nella cucina e poi ci sposteremo nel giardino di questa bellissima casa californiana. Per prima cosa dobbiamo tirare fuori dal frigorifero i nostri filetti perché non bisognerebbe mai cucinare la carne fredda, deve essere temperatura ambiente. Questo va benissimo per noi perché la lasceremo marinare per una mezz'oretta e sarà buonissima. Guardate che bei filetti biologici, fatti con animali che hanno mangiato solamente erba. Questo, lo so, dovrebbe essere la normalità, però purtroppo non è così. Quindi, se non volete assumere antibiotici non necessari, mi raccomando, utilizzate solo prodotti di ottima qualità e leggete sempre le etichette. Mi piace marinare la carne con olio d'oliva, sale ed erbe aromatiche. Per questo, adesso che sono in viaggio, ho portato con me questo sale siciliano che ha anche del rosmarino e del peperoncino, così il nostro barbecue sarà anche un po' piccante. Un piccolo consiglio è quello di schiacciare il sale e gli aromi nella carne, così quando aggiungerete l'olio non cadranno e soprattutto non finiranno nel vostro barbecue mentre cucinate. Ovviamente dovrete ripetere questo stesso processo anche per l'altro lato, poi potrete lasciare la carne a marinare per una mezz'ora. Questo è un momento perfetto per apparecchiare. Ricordatevi che mangiare non serve solamente a dare nutrimento al nostro corpo, ma è anche un'importante parte della nostra vita sociale e alla fine della nostra felicità. A casa non abbiamo la possibilità di mangiare in giardino con tutte queste piante e fiori, quindi non possiamo certo perderci questa opportunità, specialmente in un giorno così soleggiato. Apparecchiare la tavola è un'arte antichissima che ha le sue regole e che è strettamente collegata alla filosofia dell'ospitalità. Quindi è un modo molto semplice di coccolarci e di far vedere a familiari e amici che li amate.
aspettavo assolutamente di vedere uno scoiattolo, però abbiamo avuto la fortuna di vederne tantissimi. Purtroppo però non ho visto neanche una delle famose foche del molo di Santa Barbara. Come sempre vi ricordo che questa è una dieta ad alto contenuto di grassi, quindi possiamo goderci tutti gli ingredienti che prima della chetogenica consideravamo non sani. Per questo motivo prepariamo una salsa da mettere sulla carne. Burro salato e sciolto con del rosmarino e dell'aglio in polvere aggiungerà grassi e sarà buonissimo. Ora iniziamo il nostro barbecue che era già caldo e preparato da un pochino. Dobbiamo grigliare la carne su entrambi i lati, poi chiudere il coperchio e lasciare che si cucini un po' anche l'interno. Ciascuno di voi dovrà decidere per quanto tempo, basandosi sulle dimensioni della carne che state cuocendo, ma soprattutto sul vostro gusto personale. A noi piace poco cotta, ma se la volete cuocere di più, chiaramente dovrà rimanere con il coperchio chiuso più a lungo. Un altro trucco per mantenere alto il vostro livello di chetosi è non mangiare troppe proteine nello stesso pasto. Per questa ragione noi divideremo questi filetti, metà ciascuno. Ne ho comprati due per 4 persone. Questa quantità per noi è più che sufficiente, considerando anche che aggiungeremo la salsa ricca di grassi che il nostro corpo trasformerà in chetoni e che ci daranno energia. Un contorno di insalata, poi condito semplicemente con sale e olio d'oliva, darà ancora più grasso. Spero che il video speciale di oggi vi sia piaciuto, che vi piaccia venire con noi in questa avventura chetogenica, in case nuove, paesi nuovi, cucine nuove, e spero che vi iscriviate al mio canale. Buone feste a tutti e ci vediamo venerdì prossimo con un altro video chetogenico in italiano, ma anche il lunedì con lo stesso video in inglese e il mercoledì in spagnolo. A prestissimo e grazie a tutti! Di pomeriggio è il momento di andare a visitare la città di Los Angeles. Noi abbiamo deciso di cominciare con il museo di Paul Getty, conosciuto anche come Getty Centrum. Ve lo consiglio molto perché è bellissimo. Da qua si ha una vista meravigliosa ed è anche completamente gratis. Non avrete bisogno di pagare neppure il biglietto del trenino che vi porta in cima alla collina.